Contro il Covid si stanno realizzando diversi progetti per lo sviluppo di vaccini, 200 e più, con almeno 11 tipologie diverse di vaccini prodotti da aziende di varia nazionalità, sono addirittura d'arrivo alla cosiddetta famosa fase 3. Direi che questa volta rispetto al passato si sono tagliati i tempi più che altro grazie a un'enorme collaborazione a livello internazionale che ha permesso il coinvolgimento in contemporanea di tantissimi soggetti. Dovremmo vedere i dati complessivi, quelli che riguardano i cosiddetti file registrativi, cioè le informazioni complete che devono essere portate agli organismi regolatori. Ma la dimensione degli studi, almeno così pare, è comparabile a quelli di studi fatti in più tempo per vaccini più tradizionalmente prodotti. Quindi bisogna ancora avere contezza complessiva delle informazioni, ma i dati che sono stati descritti ci dicono che l'efficacia sembra essere più che buona e secondo me la sicurezza è garantita così come è garantita negli studi usuali. Vedremo poi la durata della protezione e altri aspetti che ovviamente ad oggi non conosciamo perché la storia di questa malattia è solo di 8 mesi. Ci dicono che entro dicembre presenteranno la documentazione agli organismi regolatori, ci vorrà un mese circa come minimo per l'analisi che sarà sistematica come sempre per quanto riguarda l'autorizzazione. So che per diverse aziende ci sono dei contratti con i vari governi perché già stanno producendo dei lotti in modo tale da poter essere pronti immediatamente nel momento del via. E io ritengo che, per quanto mi sembrano del tutto attendibili queste prime indicazioni di almeno 3 milioni e 4 di dosi di vaccino della Pfizer, che dovranno essere però somministrate in 2 dosi e che pertanto potranno coprire già in una prima fase, nei primi mesi dell'anno, almeno appunto 1.700.000 persone scelte fra operatori sanitari e soggetti a particolare rischio come gli anziani nell'RSA. Però la pianificazione complessiva della vaccinazione necessiterà del tempo e quindi sarà presumibile tutto il 2021 come tempistica per arrivare a quella protezione che ci interessa per raggiungere l'immunità di gregge che vede dai calcoli, considerando l'R0 2.5, la necessità di vaccinare almeno il 60-70% della popolazione generale. Una battaglia da fare su tutta l'Italia e quindi ritengo che ci vorranno diversi mesi, probabilmente un anno circa dal momento dell'inizio. Non sappiamo quanto durerà la protezione del vaccino. Sappiamo che l'infezione naturale, da uno studio recente, può dare la presenza di anticorpi fino a 8-10 mesi. Vedremo quello che sarà, quello che riguarda il vaccino, che non è detto che segua gli aspetti della protezione naturale, ma è possibile ed è sperabile che magari abbia una copertura anche più lunga, ma solo il tempo ci dirà quando sarà e se sarà necessario eseguire delle dosi di richiamo.